John Borno, regà, John Borno, John Borno e benvenuti in questo nuovo video. A parte che non mi vedo un cazzo niente, favore se così si vede meglio, ecco, forse un pochetto meglio. John Borno, regà, oggi mi sono svegliato, ho letto qualche notizia, tra cui una che sinceramente mi fa rabbrividire, perché oltre che rabbrividire mi fa anche abbastanza schifo. E sinceramente spero di non ved doverla vedere mai, mai, mai manco scritta. Prima di iniziare, mi invito a lasciare tantissimi mi piace, iscrivervi al canale, vi invito a seguirmi su Instagram, Simone Sequolf-Official, vi invito a seguirmi su TikTok, vi invito a seguirmi anche su Clubhouse, mi chiamo Simone Sequolf, magari faremo qualche riunione divertente insieme in cui parleremo di calcio, quindi mi raccomando seguitemi. Possiamo parlare anche di questo, perché sono curioso di sapere la vostra, intanto rispondete qua sotto facendomi sapere che ne pensate, ma mi sembra una delle più grandi vaccate della storia. Andiamo con ordine, ve la leggo in diretta. Nuova Champions League, prende forma la nuova Champions League che a partire dal 2024 raccoglierà 36 squadre e non più ovviamente 32. Voi farete due calcoli e direte dove è 32 la fase finale. Voi direte scusa Sicca, ma 32 e 36 sono 4 in più. Dove cazzo le mettono? Come fanno a far tornare i conti? Come fanno a presentare i gironi? E no! Perché loro vanno a fare un girone solo, 36 squadre, tutte in un fottuto girone, tutte accroccate, e qualcuno dirà, vabbè, ma fammi capire, Sic, fammi capire, diventerà un campionato favoloso tipo la Serie A, si giocherà domenica, mercoledì, sarebbe anche una figata, se sinceramente, anche se ci sarebbero troppe partite, pensate quanto cazzo sarebbe figo se ci fosse il campione di Serie A, il campione di Champions League tutti gli anni, e dipende dalle prime squadre che entrano, sarebbe veramente figo, anche se poi si giocherebbe ogni 3 giorni, ma non me ne frega un cazzo, tanto non gioco io, chi gioca è un lavoro, prende soldi, quindi mi farebbe molto piacere, ma non è questo, ma la loro idea è una merda, ragazzi, oggi la proporranno, tra l'altro c'ho una paura alle società, alle migliori società del ranking, io mi sto cagando sotto. Allora, la Gazzetta dello Sport ha spiegato che ci saranno partite di sola andata, minimo 10, massimo 17 per chi arriva in finale. Ora io voglio sapere una cosa, no? Lo scopriremo leggendo l'articolo insieme, io già me lo so letto, però lo scopriremo leggendo l'articolo insieme, andrò a approfondire, ho letto un po' qua e un po' là. 36 squadre, tutte nello stesso girone. Perché ci sono 10 partite per squadra? Visto che per affrontare tutte bisogna fare 35 partite, come cazzo è possibile? Allora, l'aumento del numero dei partecipanti incontra le richieste dei club di giocare più partite, anche se il rischio è che tante sfide modeste o inutili possano ridurre il fascino di un torneo che invece rimane insuperabile con la fase di eliminazione diretta. Allora, quindi eliminare la fase di eliminazione diretta, quindi togliere la fase di eliminazione diretta. Una cacata pazzesca, visto che la fase di eliminazione diretta è la fase più bella che la UEFA Champions League presenti, secondo me. Belli i gironi, ma ci iniziamo a divertire da settimana prossima che ci stanno gli ottavi. Penso che siate d'accordo con me, no? Penso che siate d'accordo con me. Io capisco il voler giocare più partite, sia chiaro. Poi vabbè, riprenderemo il discorso. Ma se volevi giocare più partite, sapete che cosa avrei fatto se avessimo voluto giocare più partite? Gironi, 32 squadre sempre, 32 squadre, passano le prime due di ogni girone, passano 16. Fai di nuovo gironi andata e ritorno, così fai più partite e sei contento? Di quelle 16 ne passano 2 per girone, 4, 8, 12, 16, fanno quarti, semi e finali. Oh! Ecco che ha fatto il doppio delle partite, non rompi i coglioni a nessuno. Fai un altro girone supplementare, no? Andiamo avanti. Ma così sarà, anche se non è ancora stato definito il criterio per scegliere qua le quattro squadre supplementari, cioè le quattro squadre che verranno aggiunte ovviamente dal 2024 a questa Champions League già appurata, che già esiste in questo momento. Probabilmente un cammino via playoff. Sarà uno dei temi più controversi. Andiamo avanti. I campionati top sognano almeno 5 partecipanti. Ora la possibilità è concreta. Tipo Italia, Francia. No, Francia non ce l'ha la quarta, vero? No, non ce l'ha. Italia, Spagna, Germania e Inghilterra vorrebbero metterne una quinta. Ma io penso che in realtà sia più di diritto. Per me va bene. Anche se poi un pochino si perderebbe, se posso dire la verità, il fascino di arrivare in Champions. Cioè, arrivano tutte. Se 5 squadre su 20 arrivano in Champions, se 3 retrocedono e in altre 3 vanno a fare coppe europee, e le altre coppe ci arrivano tutte praticamente in Europa, ok? Quindi un pochino perderebbe il fascino. Da una parte sono contento, dall'altra oggettivamente devo dire che prima meriterebbe la quarta squadra del campionato francese e gli altri campionati comunque validi
tipo l'Olanda, tipo il Portogallo, che non portano manco un cazzo di niente. Tipo l'Olanda porta la prima, la squadra campione d'Olanda va ai preliminari dei Champions League. No, deve partire dai gironi, ecco. Piuttosto che dare la quinta squadra ai top campionati, dovrebbe meritarla una di queste nazioni. Le gare, 10 come anticipato, si giocheranno 5 in casa e 5 in trasferta. Prima del via, le 36 saranno ordinate in 4 fasce in base al ranking UEFA. Per gli incroci, per fare un esempio, le squadre di prima fascia giocheranno 2 partite contro altre squadre della stessa categoria, 3 partite contro squadre di seconda e terza fascia, 2 partite contro quella dell'ultima fascia, contro quelle squadre dell'ultima fascia. Ma, cioè, praticamente state portando la Champions Cup, com'è che si chiama? L'International Champions Cup, e la state facendo diventare la nuova Champions League. Fa schifo! Fa oggettivamente schifo! Fa schifo, perché un conto è che io nel mio girone c'ho il Barcellona, so che c'ho il Barcellona, so che devo scontrarmela con il Barcellona e mi guardo il Barcellona. Un conto è se c'è l'orgia di squadre e tutte affrontano tutte. Posso dire che, ecco, no, se tutte affrontassero tutte, oggettivamente mi piacerebbe di più. Ma che tutte affrontano un po' e un po', ne affrontano 10, magari tipo, che ne so, la Roma becca un percorso, che poi non posso nemmeno parlare di fortuna oggettivamente, perché anche i gironi di Champions sono fortuna. Però i gironi di Champions, raga, io per dire, c'ho la sfiga di beccare un girone con Bayern Monaco e Manchester City, mi è capitato da romanista, Bayern Monaco, Manchester City, CSK a Roma, ok? Mi guardo quelle squadre lì quando c'è City CSK, tifo per il CSK, quando c'è Bayern Roma ovviamente tifo per la Roma, poi c'è Roma City, cerco di farmi i miei calcoli, i miei punti. In un orgione di roba, le squadre sorpresa, ragazzi, non passano mai, non passano mai, perché lui sta giocando 10 partite, ma vuoi che il Real Madrid dei 10 partite non ne vinca 7, non ne vinca almeno 6, 5, che comunque ti permetterebbero di passare il turno? È un po' come, cosa che odio assolutamente e che non condivido affatto, le qualificazioni per il mondiale da parte della CONCACAF, quindi della parte sudamericana del mondo, perché Brasile, l'Argentina e l'Uruguay partecipano sempre, perché lì, regà, 4 su 10 vanno direttamente ai mondiali. La quinta affronta una squadra sperduta dall'altra parte del mondo, vien da sé che comunque è normale che poi, parliamoci chiaro, e Brasile e l'Argentina fanno anni di merda, arrivano quarti, non è che poi andranno a perdere su quante so, 18 partite giocate, ne andranno a perdere 12, ne perderanno 5, 6, 7, che comunque ti permetterebbero di passare da quarto. Andiamo avanti. Una volta concluse queste gare si arriverà a una classifica globale, una merda, che porterà a questi passaggi successivi. Le prime 8 andranno direttamente agli ottavi, quindi so 30, ma to che schifo, raga, mi viene proprio da vomitare, ve lo giuro, mi viene da vomitare, ma perché dovete guastarci la Champions League? Per 4 squadre in più sarà fatto sto macello, per 4 squadre in più, vi prego, mettetene il doppio, fatene andare 64, preferisco che invece che mi fate fa, veramente, ve lo giuro, preferisco che mi fate fa, invece che 32 squadre, 8 giorni da 4, preferisco che mi fate 16 gironi da 4 con 64 squadre e mettere i sedicesimi di finale in Champions League. Lo preferisco, almeno dopo che abbiamo scaricato, che abbiamo fatto i sedicesimi, si entra nel vivo della Champions League. Lo preferisco di gran lunga. Ma che è storgia? Ma che è? Le prime 8 direttamente agli ottavi. Vabbè. Nona, decima, undicesima, dodicesima, tredicesima, quattordicesima, quindicesima e sedicesima affronteranno diciassettesima, diciottesima, diciannovesima, ventesima, ventunesima, ventiduesima, ventitresima, ventiquattresima in incrocio da tabellone tennistico, quindi nona contro ventiquattresima, decima contro ventitresima, undicesima contro ventiduesima, dodicesima contro ventunesima e così via per arrivare nelle prime 8. Questo vuol dire che se io, ora no, pure sta cosa, ma che cazzo l'ha scritta un bambino di 6 anni? Quindi fatemi capire, no? Se nelle prime 8 ci stanno, badate bene, Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Paris Saint Germain, Liverpool e Tottenham, la Juventus arriva a nona, ha gli stessi punti del Tottenham ma con un gol in meno fatto. Magari la Juventus non passa il turno perché perde per differenza reti contro la 24esima, che magari la nona ha fatto 40 punti, la 24esima ne ha fatti 7, ok? Contro la 20, magari perde contro il Midtjylland perché finisce 0-0, 1-1 e viene eliminata, ok? E invece quella che è arrivata ottava va diretta. È una cazzata, è oggettivamente una cazzata. Andiamo avanti.
Le sfide di Champions passeranno dalle attuali 125 alle future 209. Ve l'ho detto, raddoppiate tutto, fate come vi pare, mettete altri gironi, aggiungete squadre, ma lasciateci i gironi all'italiano, andate e ritorno a 4. Volevano cambiare pure i mondiali a 3, regà, una vergogna, ma perché ti fa ste cacate? Guarda la Nations League, faceva schifo, con gironi da 3 faceva vomitare. Esclusi gli spareggi, quasi il 70% in più. Quello che i campionati nazionali temono è che l'allargamento sottragga risorse. Le leghe sono preoccupate, hanno convocato per oggi il board e un'assemblea straordinaria. La UEFA presenterà il progetto martedì, che è oggi, alle 55 federazioni. A Nyon non vogliono perdere tempo per chiudere qualsiasi discorso sulla tanto discussa Superlega. Approvare il sistema ad aprile e al prossimo esecutivo e cominciare la vendita dei diritti. È una caga! Io mi auguro che se questa cosa venga approvata ci sia un ribassamento talmente grande nei diritti TV, perché raga, questo è quello che vi meritate, perché questo è quello che vi meritate, oggettivamente questo è quello che vi meritate. Mi dovete portare a farmi vedere partite come continuamente Steaua Bucarest, Dinamo Zagabria e poi successivamente magari, che ne so, CSK a Mosca, Lugano, con tutto rispetto per queste squadre, quando c'è sempre stato un tabellone tabellone di gironi all'italiana che funzionava e che ha sempre funzionato. Questa è una cagata, ragazzi. Questa è una delle cagate più grandi che io abbia mai sentito nel 20, 21esimo, 23esimo, 22esimo, 20esimo, 19esimo, 18esimo secolo. Se io andassi a prendere, dite un po' come cazzo vi pare, tutte le varie competizioni tra Champions League e Europa League. Guarda, l'Europa League già è messa meglio, è messa molto meglio. Fai come l'Europa League. In più mandaci... Cioè, ci vuole tanto, regà. Ci vuole... Fai. Poi chiudo, se no... In un video lunghissimo. Vuoi fare più squadre? No, 64 sono troppi. Fai come l'Europa League. Allargalo. Quindi fai 32 diviso 2. Fa 16. 16 più 16 più 16. Quindi allargalo di altre 16 squadre. Fa 48. Tu fai 12 gironi da 4 squadre, le prime di ogni girone passano il turno, quindi le prime 12 di ogni girone passano il turno, e poi ne devi far passare altre 4, sono 12 gironi, fai magari passare le migliori 2, le altre fanno uno scontro, oppure fai passare tutte le migliori seconde che vanno a fare i sedicesimi con le terze, fate come cazzo vi pare, l'importante, ragazzi, è che non mi fate l'orgia, per favore non mi fate l'orgia, una vergogna e uno schifo, non ho più niente da dire, ciao!